Ti ringrazio, allora non fa. Allora difesa degli altri, c'è solo il sito che è presente. Consigliere Pugliese, la prego di intervenire. Allora, io sono felice che il sindaco dopo 4 anni porti lo stesso regolamento che ha portato 4 anni fa, con una differenza, che mentre il parere 4 anni fa nessuno ce lo dà, oggi è approvato, chi glielo dà? Ma questo non per spirito del dottor Morea, di stimo e vuol dire che ci siano state, siano intervenute delle sentenze favorevoli a questo regolamento. Però io mi sono sforzato, anche in conferenza di capigruppi, di comprendere quelle che erano le ragioni di questo reale regolamento. E mi è stato detto che questo regolamento dovrebbe creare maggiore efficienza, dovrebbe avvenire una riduzione dei costi, le commissioni dovrebbero svolgere in orario di pomeridiano e dovrebbe garantire rispetto dell'articolo 38,6 del testo unico degli enti locali, rispetto al principio della rappresentatività delle commissioni. Attualmente il nostro regolamento prevede un principio tra i 60 e 40. E l'altro aspetto è quello che è stato inserito in modo ponderato solo esclusivamente nella commissione trasparenza. A mio modesto parere, come già ho fatto pervenire nelle conferenze di capigruppi e coerentemente a quello che ho detto 4 anni fa, questo provvedimento non è condivisibile né nella forma né nella sostanza. E vi spiego perché. È violativo della legge, e questo lo deciderà il Tribunale Amministrativo Regionale quando noi come opposizione proporremo il ricorso al Tribunale Amministrativo e se il ricorso sarà condannato al pagamento delle spese, vuol dire che saranno condannati quei consiglieri che lo approveranno. Viola la nota dell'osservatorio del criminale che è chiara sotto questo aspetto e non si può venire a dire certamente che prendere esempio una regione che ha uno statuto autonomo, uno statuto speciale garantito dalla Costituzione. E violativo dello statuto, allora volete modificare questo regolamento? Possiamo modificare lo statuto, perché lo statuto rispetto al regolamento con cui da quanto a proferire crea altri tipi di controversie. E questo non lo dico io, dice la regione. Io ho lo stesso regolamento che parla da un lato di riduzione di costi, che poi non è vero, non avvengo, perché guardate l'articolo 25, quando mi viene a dire sono garantiti tutti i diritti, io poi sfido chiunque di voi a fare l'autocertificazione che è stata presentata, a farsi vedere come non lo fa e non è vero. Perché oggi se 24 consiglieri si presentano in una commissione sottoriale permanente, hanno diritto di presentare e sono presenti dalle 8 alle 4. Sono stati presenti, hanno autocertificato che sono stati presenti. Che cosa mi dite? Che non hanno diritto a che cosa? Allora volete fare una seria politica delle commissioni? E siamo in tutti, sì, però. Modifichiamo l'articolo 19 del regolamento, andiamo a dire a Ramaglia e a Ferrara che non avranno più consigliato, andiamo a dire a tutti quei consiglieri come Castro e Casolano che non avranno più consigliati, che sono andati nel compromesso, andiamo a dire a tutti quei consiglieri che non hanno espresso un minimo di 3 consiglieri comunali che vanno a finire nel gruppo misto. In questo caso tutti i gruppi saranno rappresentati. Questo significa fare una vera, seria e coerente con i principi legislativi di forme elettorali. Ma non ci non si può venire a portare un provvedimento che fa in contrasto con la legge, in contrasto con lo statuto, in contrasto con il regolamento, in contrasto con l'articolo 79 del testo unico degli enti locali rispetto alle giustizie, in contrasto con quello che è la riduzione della spesa, perché non è vero che avviene, poi vi dimostrerò perché, e portiamo un regolamento così fatto. Allora, può essere migliorato. Noi Presidente non veniamo più per le conferenze dei capigruppo, perché è inutile che portiamo la nostra idea se poi fate comunque un modo vostro. Lei si era fatto garante che potevamo emendare, che potevamo parlarne, che potevamo discutere, che non era già un patto convenzionato. Siamo stati 4 ore a parlare, a far capire, a ragionare, a cercare di, e invece arriva il Consiglio Comunale, Elena, il patto convenzionato. Allora è inutile che e poi veniamo insomma all'aspetto politico. E anche giusto insomma che
oggi parliamo per 3 ore, 4 ore sul regolamento, quando noi credo che dovremmo dedicarci un po' più tutti quanti alla città. Io vorrei comprendere e capire quale sia il programma, quando porterete il programma delle cose da fare, quando riusciremo finalmente di partire a garantire l'ordinaria amministrazione, ma parlo delle cose che sono essenziali, dalla raccolta dei rifiuti allo smazzamento, a maggiore sicurezza dinanzi alle scuole quando escono i bambini. Possibile che mi contattano un cittadino di Via Lago e dice oh, vabbè, mi hanno fatto l'assalto con 30 anni, più addio, però poi viene il giorno dopo quello che deve riparare le forze. E allora voglio dire, non è lei, è la maggioranza. Ma non può intervenire, come non può intervenire, questa è una linea. Se continuare a leggere la Presidente, consigliere, c'è la risposta. Se non usciamo da questa spirale, io posso seguire 100-100 in un consiglio che mi ha dato un consiglio più terreno. Però se non chiamo da... Ok, è un mio impegno. Allora, se ti prego, ti continuare un po' allora, c'è un punto, c'è una cosa che adesso all'attenzione del Consiglio del Sindaco e le abbiamo portata a un gioco. E la parte della verità sempre perché io non ho fatto nomi di nessuno. Ho detto apro e chiudo la parentesi. Noi aspettiamo provvedimenti, come aspettiamo delle risposte, così come l'aspettano i cittadini, così come non possiamo più aspettare, ormai sono passati i famosi 100 giorni. E sembrerebbe che ci sia immobilismo. Sembrerebbe che tutto sia accaduto sulla riduzione della spesa anziché garantire quelli che sono i servizi indispensabili ai cittadini. Noi non possiamo stare là a popolare e a dire sempre la nostra o a diventare giuristi. Vogliamo stare qua a dare una mano. Se la una mano tutte le cose si facciano. Quindi noi ci auguriamo che voi porterete i provvedimenti per la città, per i cittadini. Grazie. Grazie al consigliere Bugliese. Allora, il sindaco di Vittorio Lavorato che lui ha detto tutto fare, purtroppo è stata mancanza di questo giro su questo, il risultato consiglio e poi al sindaco, se lo consente. Il punto è questo qua, sono pronte la relazione programmatica del sindaco è proprio. Deve scontare, ma è pronto già da qualche giorno, deve scontare così come è previsto dal nostro, il passaggio in giunta, fatto questo, convocheremo un consiglio comunale a brevissimo che avrà come ordine del giorno la relazione programmatica del sindaco Fuscio. Chiaramente quello di dentro poi in più caso se poi sta grande, la giorno, questa nazione, non è problema. Questa è la pianificazione che abbiamo dovuto fare dall'inizio. Purtroppo nella ora delle varie dei vari interventi qualcosa ci fugge. Allora prego la consigliera Pinotti di intervenire.